Allora, proseguiamo oggi a parlare di strumentazione elettromeccanica e in particolare ieri siamo arrivati a esaminare molto rapidamente tutti quelli che sono gli strumenti elettromeccanici che prevedono un'unica grandezza di ingresso. Ovvero abbiamo visto gli strumenti magnetoelettrici o ad azione proporzionale, gli strumenti termici e quelli elettrostatici ad azione quadratica e gli elettromagnetici ad azione quasi quadratica. Probabilmente i più diffusi strumenti in regime sinusoidale, diciamo, non in continua, sono gli strumenti elettrodinamici. Qual è l'idea di funzionamento dello strumento elettrodinamico? Noi abbiamo visto il magnete elettrico aveva magnete permanente e spira. L'elettromagnetico aveva elettromagnete e materiale ferromagnetico all'interno. Nell'elettrodinamico abbiamo sia l'elettromagnete, che è interessato da una corrente che chiamiamo I con F, per dare l'indicazione che è una corrente che passa attraverso un circuito fisso. Abbiamo poi all'interno una spira, a cui adduciamo corrente tramite anche la molla, che porta al nostro sistema una corrente che chiamiamo I con M, corrente dell'equipaggio mobile. Qual è l'energia elettromagnetica connessa a questo sistema? Abbiamo un'energia elettromagnetica connessa al coefficiente di autoinduzione della bobina fissa, un'energia elettromagnetica connessa al coefficiente di induzione della bobina mobile, ovviamente l'uno per il quadrato della corrente nella bobina fissa, l'altro per il quadrato della corrente della bobina mobile. Poi abbiamo più o meno coefficiente di mutua induzione per il prodotto I con F, I con M. Ho in prima battuta, immagino che siano grandezze vettoriali, poi vedremo come questo strumento si comporta in continua piuttosto che in assoluta. Abbiamo già detto che la coppia motrice in questi strumenti è pari alla derivata dell'energia magnetica rispetto all'angolo di deflessione. Allora, di queste componenti, quale si modifica al variare di delta? Né il termine legato al coefficiente di induzione della bobina fissa, né il termine legato al coefficiente di induzione della bobina mobile variano al variare di delta. L'unico termine che varia al variare di delta è questo termine, in quanto il coefficiente di mutua cambia a seconda della posizione reciproca tra l'equipaggio mobile e l'equipaggio fisso. Quindi abbiamo una derivata di M rispetto a delta per I con F, I con M. Come varia il coefficiente di mutua? Il coefficiente di mutua varia a un andamento cosinusoidale al variare dell'angolo delta. Quindi se riportiamo qui M e delta, l'andamento è di questo tipo. Nell'intorno dei 90 gradi, quindi per piccoli spostamenti intorno ai 90 gradi, posso ritenere la variazione di M con delta una variazione lineare e quindi questa derivata la posso ritenere una costante. Quindi la coppia motrice di uno strumento elettrodinamico è proporzionale al prodotto delle due correnti che riguardano i due equipaggi. Ecco che è uno strumento che abbiamo chiamato strumento a prodotto. Cerchiamo un attimo di capire questa coppia motrice
quanto vale a seconda se siamo in un regime di grandezze continue, in caso di grandezze alternate, in caso di grandezze deformate. Nel caso in cui abbiamo grandezze continue, la coppia motrice è pari al prodotto. Quindi in caso in continua abbiamo C con N uguale K, I con F, I con N. Cosa succede se ho delle grandezze alternate? Se ho delle grandezze alternate, queste grandezze sono in generale, scusate, I con F. Le grandezze alternate saranno tra loro sfasate di un certo angolo. Chiamiamo un certo angolo tra i con F e i con N. Cosa succede se faccio il prodotto fra due grandezze sinusoidali isofrequenziali ma sfasate di un certo angolo tra di loro? La coppia motrice, se andate a fare il prodotto tra due grandezze, è quello che succede normalmente nella modulazione, quando io ho due grandezze, le moltiplico analogiche, le moltiplico tra di loro, ottengo due termini, un termine pari alla somma delle frequenze e un termine pari alla differenza delle frequenze. Se i due sistemi sono isofrequenziali, il termine proporzionale alla differenza fra le frequenze diventa un termine costante. Quindi è K, I con F, I con N. Per il coseno dell'angolo tra I con F e I con N, più ho un termine che è proporzionale sempre al prodotto dei due valori efficaci per il coseno, questa volta c'è la somma delle frequenze di 2 omega t più angolo tra I con F. Se io realizzo l'equipaggio mobile in maniera tale che la sua inerzia non sia tale da sentire la coppia che pulsa a pulsazione 2 omega, ecco che la coppia motrice risulta proporzionale al prodotto dei due valori efficaci per il coseno dell'angolo tra queste due grandezze. Questo la coppia motrice nel caso in cui ho due grandezze sinusoidali isofrequenziali sfasate tra di loro. Cosa succede se ho delle grandezze che sono viceversa deformate? Immaginiamo di avere ad esempio una I con F che ha una fondamentale, una 3 omega e una 5 omega. Poi immaginiamo I con M che ha ancora la omega e poi ha la 5 omega. Ok? Due grandezze deformate ma con armoniche diverse. Cosa succede quando vado a moltiplicare tra loro queste due grandezze? Che ottengo che ognuna delle armoniche genera un termine somma e un termine differenza. Quindi che succede? Che quando vado a fare il prodotto di omega per omega ottengo la stessa cosa che avevo ottenuto prima, ossia ottengo un termine costante K, chiamiamolo K1, più un termine, diciamo, 2 omega. Un termine costante più un termine pari alla somma delle due frequenze. Cosa succede se la armonica fondamentale di con F interagisce con la 5 omega? Avremo un termine pari alla differenza delle frequenze, quindi un termine 4 omega più un termine 6 omega. Andiamo a vedere le interazioni fra la 3 omega e la omega. Abbiamo un termine 2 omega, che quindi mettiamolo qui, è un termine 4 omega. Interazione fra 3 e 5, abbiamo 2 omega e 8 omega. Fra 5 e omega abbiamo 4 e 6.
fra 5 omega e 5 omega ho un termine K5, termine costante legato all'interazione fra le due armoniche 5 omega, più un termine 10 omega. Allora, se l'inerzia del vostro equipaggio mobile era tale da non sentire il termine 2 omega, a maggior ragione non sente i 4, i 6, gli 8 omega, i 10 omega. La coppia motrice sarà solo proporzionale a quello che nasce dall'interazione tra le armoniche presenti in entrambi i segnali. Questo ce lo dobbiamo ricordare, perché quando andremo ad usare questo tipo di strumento per grandezze deformate dovremo capire che sta misurando, cioè il fatto che tira fuori una coppia motrice proporzionale ai prodotti fra le armoniche corrispondenti è qualcosa da tenere presente. Ok, abbiamo visto che cosa sente questo strumento, vediamo come lo possiamo utilizzare, cioè che grandezze gli facciamo misurare. Allora, il suo primo utilizzo, l'utilizzo principe, è evidente quando vi ho raccontato ieri il funzionamento dei diversi strumenti elettromeccanici, che se nel magnetoelettrico vi dicevo che lo strumento nasce milliamperometro, poi può fare anche il millivolmetro, l'amperometro, l'ometro, è ovvio che le prestazioni migliori lui ce l'ha nel suo funzionamento naturale, ok? Quindi nel magnetoelettrico da milliamperometro. Qual è il funzionamento naturale di questo strumento? Il funzionamento naturale di questo strumento è da milliamperometro. In che modo? Io ho una bobina fissa e ho una bobina mobile. Vengono disegnati, questo strumento viene anche detto strumento a bobine incrociate, non perché le bobine si incrociano in nessun modo, ma perché viene sempre rappresentato come due avvolgimenti che si incrociano. Se io metto questi due avvolgimenti in serie tra di loro e in serie rispetto al circuito, ecco che la coppia motrice sarà proporzionale al quadro, perché i con F e i con M coincidono, quindi lo strumento diventa uno strumento ad azione quadratica con una coppia motrice proporzionale al quadrato della corrente, che sarà una corrente dell'ordine di ampere. Perché? Perché la corrente deve passare nell'equipaggio fisso, ma deve passare anche nell'equipaggio mobile, quindi vi ricordate c'era il problema di dover passare nella molla senza riscaldarla, senza creare eccessivi problemi. Quindi sicuramente funziona bene da milliamperometro. Funziona anche da volmetro. In che modo funziona da volmetro? Funziona da volmetro andando a inserire, come sempre facciamo, il milliamperometro in parallelo al circuito con una impedenza, con una resistenza aggiuntiva. Quindi questo è il mio circuito, il milliamperometro, ovvero con le due bobine in serie tra di loro, lo vado a mettere in parallelo al circuito e ovviamente devo aggiungere una resistenza RV che limita la corrente che passa nello strumento, perché se io faccio un milliamperometro, vi ricordate, gli amperometri devono essere caratterizzati da una resistenza, un'impedenza la più piccola possibile. Se lo metto in parallelo non posso mettere uno strumento che assorbe la minima corrente possibile, devo mettere uno strumento per far sì che questa derivazione assorba la minore corrente possibile, quindi devo mettere in serie una resistenza RV. In questo modo, giocando con il valore di corrente misurata e con il valore di RV, ottengo un volmetro, perché alla fine avrò un C con M, K, I quadro, per al posto di I metto V quadro, V diviso R, V quadro diviso R quadro. Ok?
posso far fare a questo strumento anche l'amperometro. In che modo faccio fare l'amperometro? Utilizzo questo tipo di configurazione. Equipaggio fisso. Equipaggio mobile. Collegati in parallelo tra di loro, ma in serie rispetto al circuito. Quindi ho, questa è sempre icon F, questa è sempre icon M, e li metto in serie tra di loro e in parallelo tra di loro e in serie rispetto al circuito. Che cosa, qual è l'idea di questo tipo di configurazione? Vi ricordate come facevamo nel magliete elettrico a farlo funzionare l'amperometro? Utilizzavamo la tecnica dello shunt, mettevamo in parallelo una resistenza in cui passava la maggior parte della corrente. Ebbene, qui faccio in maniera tale che l'avvolgimento fisso, che è quello che sopporta la maggior parte della corrente, possa fare da shunt all'avvolgimento mobile. Nel senso che se chiamo con, immaginiamo di stare in prima battuta in continua, abbiamo icon M per RM è uguale a RF per icon F. E così come abbiamo visto nello shunt, le due correnti sono inversamente proporzionali alle resistenze. Se io a questo punto applico il componendo a questa proporzione, ottengo che la somma sta, ad esempio, a icon F o icon M, immaginiamo a icon M, come RF più RM sta a RF. Quindi voi, sentendo la corrente icon M, che è quella che andate a misurare, misurate di fatto I. Note che siano, fornite che siano da parte del costruttore, le resistenze nella bobina fissa e le resistenze nella bobina. Cosa succede a questo dispositivo se funziona in alternata? Perché ovviamente non dovrò più scrivere RF, RM, RF, dovrò scrivere questa stessa relazione come ZF più ZM per ZF. Io lo strumento l'ho tarato, cioè nel senso il costruttore ha messo le tacchette corrispondenti alle diverse deflessioni, quindi ho una certa deflessione del lago corrisponde a un ampere, a due ampere. La delicatezza è fare in maniera tale che questo rapporto sia costante, quindi ZF più ZM diviso ZF sia costante per ogni F. Questo si può scrivere questa equazione, si possono fare delle considerazioni, in realtà non si riesce a realizzare una perfetta costanza di questo termine per tutte le frequenze, si riesce a trovare un certo campo di frequenze abbastanza. Generalmente appunto questi strumenti si realizzano per la 50 Hz della frequenza industriale e si arriva fino al kHz. In questo campo di frequenze lo strumento dalla continua fino ad un generale un kHz riescono a funzionare in maniera adeguata, ossia c'è una costante proporzionalità unica che ci consente di misurare in questo strumento la corrente che circola.
a monte di questo dispositivo. Probabilmente l'uso più importante dello strumento elettrodinamico quello che per primo vi poteva venire in mente. Che vi viene in mente se voi avete un oggetto che fa il moltiplicatore? Vi può venire in mente di utilizzarlo per una grandezza che voi misurate tramite il prodotto. Tra l'altro la coppia motrice è pari a un prodotto per un coseno di un angolo. Questa cosa vi fa venire in mente ovviamente la potenza. Vediamo in che modo questo strumento funziona da wattmetro. Il wattmetro elettrodinamico è probabilmente il wattmetro più diffuso nelle varie applicazioni. Il wattmetro elettrodinamico si basa sull'utilizzo delle due bobine, l'una, quella fissa, viene messa in serie al circuito, per cui da questo momento in poi, quando parliamo di wattmetri, piuttosto che chiamarla bobina fissa, la chiamiamo bobina amperometrica, è quella in cui facciamo passare la corrente. L'altra bobina, che è quella mobile, è quella che soffre ad essere attraversata dalla corrente, la mettiamo in parallelo al circuito e la chiamiamo bobina voltmetrica. Praticamente abbiamo un avvolgimento che sente la corrente, un altro avvolgimento che sente la tensione, e quindi in qualche modo la coppia motrice, che abbiamo detto essere K, I con F e I con M, per il coseno dell'angolo tra I con F e I con M, diventa in questo caso, con delle approssimazioni di cui parleremo tra un attimo, la corrente I con F è la corrente che va sul carico, I, la tensione applicata alla bobina I con M è praticamente la tensione sul carico. Qua dobbiamo fare qualche riflessione, quindi V diviso R questo coseno può essere visto come il coseno dell'angolo tra I e V. In prima battuta scriviamo coseno. Allora, abbiamo fatto una serie di semplificazioni. Questa RV è una costante, quindi questo diventa un K. Allora, prima approssimazione. Abbiamo detto che la corrente che passa nella bobina fissa è la stessa che va nel carico, e questa è ineccepibile. La tensione sulla bobina mobile, la tensione sul circuito voltmetrico, non è proprio la tensione sul carico. Perché? Perché c'è la caduta di tensione sulla bobina amperometrica. Ma voi potete dire, ma perché non lo metto qui? Allora, se lo metto qui, la tensione è effettivamente la tensione sul carico, ma a questo punto la corrente che passa nella bobina amperometrica non è più coincidente con la corrente sul carico, perché una parte della corrente se ne va nel circuito voltmetrico. È la stessa situazione che abbiamo studiato quando abbiamo ragionato sulle misure di resistenza utilizzanti un voltmetro e un amperometro, cioè potevamo mettere il voltmetro a monte dell'amperometro e il voltmetro a valle dell'amperometro. Qui è la stessa cosa, abbiamo una bobina voltmetrica che può essere a monte o a valle dell'amperometro. Vediamo quali sono
gli effetti di queste due inserzioni possibili. Allora, immaginiamo di stare in A. In A la corrente misurata coincide con la corrente sul carico. La tensione misurata non è pari alla tensione sul carico, ma è pari alla tensione sul carico più la caduta di tensione sulla bobina amperometrica Z con A, I, chiamiamola I con C, I con N, sono coincidenti. Cosa misura questo strumento? La potenza misurata è il prodotto scalare I con M di con M, il V coseno dell'angolo fra I due. Quindi cosa succede? Il prodotto scalare come lo indicate? Con la croce, col puntino? In genere puntino. Con la croce indichiamo il vettoriale. Con la croce indichiamo il vettoriale normalmente. Okay. Prodotto scalare va bene così? Sì, va bene. Ok, omologa. Allora, vuol dire che I con C, scalare di con C, più I con C, scalare Z con A, I con C. Ovvero, potenza sul carico più... Allora, questo termine Z con A lo posso scrivere come RA più J omega XA. Quindi è I con C, scalare RA I con C, è RA I con C quadro. Quando vado a fare il prodotto scalare fra I con C e J omega L I con C, è il prodotto scalare fra due vettori ortogonali e quindi è pari a zero. Quindi mi accorgo che la potenza che misuro è quella che dovrei misurare più un certo. Ecco, qua è proprio si applica perfettamente il concetto che ho sempre, noi usiamo sempre il termine consumo per indicare, diciamo, quando uno strumento interferisce nel circuito in cui l'ho inserito. Ebbene, qua proprio è proprio un termine di consumo proprio energetico, di potenza, cioè il mio strumento misura, oltre alla potenza sul carico, anche una certa potenza che viene dissipata nello strumento stesso, legata alla sua resistenza R con A. Cosa succede se faccio un'intersezione, una inserzione con il circuito voltmetrico a valle del circuito amperometrico? Questa volta la tensione misurata coincide con la tensione sul carico, mentre la corrente misurata è pari alla corrente sul carico più la corrente che viene derivata dal circuito volmetrico, ovvero tensione diviso ZV. La potenza misurata è I con M scalare V con M uguale V con C scalare I con C più VC su RV più J omega, diciamo, JXV, ok? Che cosa è uguale? VC scalare C è proprio la potenza sul carico, quello che io vorrei misurare. Qui facciamo un altro piccolo passaggio. VC scalare. Abbiamo VC, sotto razionalizziamo questa frazione, quindi sopra viene RV meno JXV, al denominatore viene RV quadro
più xv quadro. Allora, potenza sul carico più, allora questo primo termine moltiplico per RV per questo termine, ottengo VC quadro per RV diviso RV quadro più XV quadro. Questo secondo termine, così come nel caso dell'inserzione a monte, scompare perché il vettore VC e il vettore JVC sono ortogonali tra loro. Qui la possiamo ulteriormente semplificare perché se, come io faccio, la RV è molto maggiore di XV, posso trascurare XV, RV e RV quadro si semplificano, ottengo il termine che mi aspettavo, VC quadro diviso RV. Il consumo volumetrico. Mi scusi professore, potrebbe ripetere questo concetto dell'ortogonalità, perché non mi è proprio chiaro del perché si cancellino quei... Sì, allora il prodotto scalare vi ricordo essere il prodotto dei moduli per il coseno dell'angolo compreso fra i vettori, per cui se io faccio V con C scalare J X V V con C, questi sono due vettori, uno è V con C, l'altro è J V con C, quindi è un vettore sfasato di 90 gradi rispetto a V con C. L'operatore J è un operatore che sfasa di 90 gradi. Ah no, ok, sì, scusi, ok, ho capito. Quindi il coseno di 90, ma chiedere coseno di 90 è 0, quindi questo termine si annulla, così come nel caso precedente. Ok, grazie. Allora, le due inserzioni sono assolutamente equivalenti, come sempre scelgo l'inserzione che consuma di meno, cioè calcolo V quadro diviso R, calcolo R per I quadro e vedo quale termine è più piccolo, perché comunque le correzioni conviene che siano le più piccole possibili. Poi, come sempre, preferisco, a parità di entità del consumo, preferisco avere a che fare con RV rispetto ad avere a che fare con RA, perché la resistenza del circuito volumetrico è una resistenza campione attraversata da piccole correnti, quindi una resistenza che il costruttore mi fornisce con precisione più elevata, mentre RA è di fatto la resistenza della bobina amperometrica, quindi è la resistenza di un filo che ha come obiettivo anche quello di generare la coppia, quindi non è una resistenza aggiunta, è la resistenza di una bobina. Quindi diciamo, sicuramente quando andate a vedere le specifiche fornite dai costruttori di wattmetri, RA è fornita con una precisione peggiore rispetto a quella di RV. Comunque, di certo in questo strumento un primo errore è legato al consumo, cioè misuro sempre un po' di più di quanto dovrei misurare. Ma abbiamo fatto un'altra semplificazione. Perché? Perché quando ho scritto a che cosa è uguale la coppia motrice, ho scritto che la coppia motrice noi abbiamo i vettori I con F e I con M. Allora, I con M è quello proporzionale alla tensione, I con F è quello proporzionale alla corrente. Questo è l'angolo tra I con F e I con M. Dove stanno posizionati I e V? Ora, sia se sto inserzionato in A che in B, di fatto la corrente che passa nella bobina fissa è sicuramente
in fase o della stessa ampiezza o leggermente più piccola della corrente che interessa il carico. Nel senso, o coincidono nel caso che sto in A, oppure nel caso che sto in B è un po' più piccola, c'è una piccola derivazione di corrente, ma insomma alla fine posso ritenere che sono sicuramente in fase. Quelli che non sono sicuramente in fase sono la tensione e la corrente, scusatemi, nel senso che il circuito voltmetrico, per quanto abbia mi sia sforzato di inserire una resistenza voltmetrica molto più grande di XV, è sicuramente un circuito ohmico induttivo, quindi in cui c'è un leggero sfasamento fra tensione e corrente. Questo sfasamento fra tensione e corrente fa sì che l'angolo φ non sia pari a I con F e I con M, ma è pari a I con F e I con M più epsilon. Quindi vuol dire che la coppia motrice non è proporzionale a VI coseno di Φ, ma è proporzionale la coppia motrice nella realtà a VI coseno di Φ meno epsilon. Tutto questo è Φ. Quindi vedete, l'angolo tra I con F e I con M è Φ meno epsilon. Qual è l'effetto di questo errore nella fase rispetto alla misura di potenza? Allora, io qua lo potrei affrontare in due modi. Lo posso affrontare in maniera trigonometrica o in maniera misuristica. Affrontarlo in maniera trigonometrica vuol dire l'errore che cos'è? Valore misurato meno valore vero. Valore misurato è VI coseno di Φ meno epsilon, valore vero VI coseno di Φ. Al di là del fatto che vi dovete ricordare le formule di addizione e sottrazione dei seni dei coseni, guardate da qualche parte, potete fare questa trattazione e vedere che cosa esce fuori. Io invece vi invito a fare un approccio di tipo di misure, nel senso, noi stiamo cercando di capire quanto vale l'incertezza sulla potenza a partire da un'incertezza sulla fase. Perché l'errore sulla fase a che cosa è uguale? È la fase misurata è Φ meno epsilon, la fase vera è Φ, quindi l'errore sulla fase è meno epsilon. Quindi quanto vale l'incertezza sulla potenza? E l'incertezza sulla potenza è la derivata della potenza rispetto alla fase per l'incertezza sulla fase. È radice quadrata elevata al quadrato, i termini sono, li potete ritenere ovviamente costanti, perché c'è un unico, è una grandezza funzione di un'altra sola grandezza. Quindi che vuol dire? Il ragionamento tra incertezza e errori c'è sotto un radical 3, quindi possiamo ragionare analogamente sugli errori. Quindi l'errore nella misura di potenza è pari alla derivata della potenza rispetto alla fase. La derivata della potenza rispetto alla fase è VI seno di Φ con un meno, per l'errore sulla fase, per meno epsilon. Quindi è VI, è epsilon VI seno di Φ. Quanto vale l'errore relativo? L'errore relativo è l'errore assoluto diviso la grandezza. Quindi è epsilon VI seno di Φ
diviso di coseno di fi. Epsilon tangente di fi. Allora, epsilon me l'aspetto. Tanto più piccolo è epsilon, tanto più piccolo è l'errore che io faccio. Tangente di fi mi fa capire che gioca anche il fattore di potenza del carico, cioè se questo circuito fosse un circuito puramente ohmico, ovviamente l'effetto di questo errore di fase, questo si chiama errore di fase di Watt, sarebbe nullo. Invito a fare qui, insomma, a sviluppare questa formula in maniera trigonometrica, vi troverete alla fine la stessa perfetta formula. Quindi, quando ho un watt elettrodinamico devo tener presente del suo consumo, devo tener presente dell'errore di fase, devo tener presente di un altro sorgente di incertezza, che è poi quella normale che considero in ogni strumento, cioè lo strumento mi viene venduto con una certa classe di precisione. Perché consumo ed errore di fase non entrano all'interno della classe. Poi c'è la classe. La classe che vi ricordo, questi sono strumenti elettromeccanici, sono tutti errore massimo diviso il fondo scala per 100. Quindi vuol dire che l'errore massimo è uguale alla classe per il fondo scala diviso 100. Vediamo un attimino che cosa si intende nei wattmetri per fondo scala. Perché normalmente se io ho un voltmetro, il fondo scala è la massima tensione che questo voltmetro può misurare. Se ho un amperometro, è la massima corrente che questo strumento può misurare. In un wattmetro il fondo scala non è espresso in termini di potenza massima, ma è espresso in termini di portata voltmetrica e portata amperometrica. Com'è ragionevole? Cioè io, il mio limite è quanta corrente posso far passare qui e quale tensione posso applicare al circuito voltmetrico. È come se avessi l'insieme di un voltmetro e di un amperometro all'interno dello stesso circuito. Vuol dire che io ho che pari alla classe per V0 I0 coseno di Φ0, cioè mi dice il costruttore, se tu applichi 100 volt, 1 ampere e coseno Φ1, l'ago va a fondo scala. Intanto questa è una cosa abbastanza importante su cui riflettere. Normalmente, cosa mi indica che uno strumento sta andando vicino a un punto in cui rischio di romperlo? Vedo l'ago che arriva a fondo scala. E quindi, quando vedo che l'ago arriva a fondo scala, poi mi preoccupo, dico, Capri, forse la corrente è troppo alta, la tensione è troppo alta. Cosa succede in un wattmetro? Immaginiamo di avere un wattmetro in cui V0 è 600 volt, I0 è 1 ampere e cos Φ0 è uguale a 1. Vuol dire che va a fondo scala P 600 watt. Cosa succede se per caso io in questo strumento ho una tensione di 100 volt, una corrente di 5 ampere, facciamo di 2 ampere, e un coseno Φ di 0,5. La potenza che lui misura è 100 watt. Ma probabilmente il circuito amperometrico si sta squagliando.
Cioè abbiamo l'ago che è a un sesto della scala, ma lo strumento sta soffrendo, sta lavorando male. Allora, intanto questo ci suggerisce tutte le volte che uso un wattmetro, questa cosa varrà per tutti i wattmetri, sulle misure di potenza ci soffermeremo proprio nella lezione di lunedì. Tutte le volte che faccio una misura di potenza è sempre opportuno inserire un voltmetro in corrispondenza di dove metto la voltmetrica e un amperometro in corrispondenza di cosa mette l'amperometrica. Ovviamente se mi metto in configurazione A metterò il voltmetro qui, se mi metto in configurazione B metto il voltmetro qui e l'amperometro. Okay? Cioè metto un amperometro e un voltmetro in maniera tale che siano perfettamente, che misurino quelle che sono le grandezze che il wattmetro sta sentendo. Ritorniamo alla classe di precisione. L'errore massimo è pari a questa indicazione. Quanto vale l'errore relativo massimo? L'errore relativo massimo lo ottengo prendendo l'errore assoluto, classe V0, V0, cos phi 0, scusate, mi mando sempre il 100, ma tanto un numero, classe di 100 è una costante, diviso per la grandezza che misuro, V I coseno di phi. Vuol dire che se sono a fondo scala, come in tutti gli strumenti, se sono a fondo scala ottengo che l'errore è pari proprio alla classe diviso 100. Se avete un strumento classe 0,5, 0,5 diviso 100, questo è l'errore relativo massimo. Se per caso sono lontano dal fondo scala, automaticamente l'errore relativo cresce. Se sono a metà scala, l'errore relativo cresce. Questa cosa me l'aspetto per vie di, ma devo stare attento perché questa cosa riguarda anche il fattore di potenza. Quindi cosa succede se io devo fare delle misure con questo wattmetro in un circuito in cui il coseno phi è pari a 0,1? E io non posso andare con le tensioni e con le correnti oltre V0 e I0, perché se no corro il rischio di rompere lo strumento. Avrò un errore relativo 10 volte maggiore di quello che io spererei di avere. Questo vuol dire che quando ho dei circuiti a basso fattore di potenza, coseno phi 0,1, 0,2, bisogna utilizzare dei wattmetri elettrodinamici, che si chiamano wattmetri elettrodinamici a basso fattore di potenza, che sono dei wattmetri che vanno a fondo scala, che hanno un coseno phi nominale pari a 0,1, 0,2. Questi wattmetri a basso coseno phi sono abbastanza costosi, perché se ci pensate, che vuol dire andare a fondo scala con un coseno phi 0,1? Vuol dire che vado a fondo scala con una potenza molto piccola. Vuol dire che devono essere realizzati con minime inerzie, cioè serve che l'ago con una piccolissima coppia arriva a fondo scala. Quindi sono strumenti abbastanza delicati. Quindi, ricapitolando, quando faccio una misura con un wattmetro, io avrò un'incertezza legata sicuramente alla cassa dello strumento, poi devo fare sicuramente una correzione del consumo e devo tener conto dell'errore di fase. Ok? Gli strumenti a prodotto, in quella tabellina vi ho indicato anche gli strumenti a induzione. Sugli strumenti a induzione vi rubo 30 secondi, perché quali erano gli strumenti a induzione? Gli strumenti a induzione erano probabilmente tra i più diffusi fino a un po' di anni fa. Erano gli strumenti su cui si basavano i contatori dell'energia elettrica che stavano a casa vostra. Quelli dove c'era un disco, ve lo riprendo all'alto,
voi il disco era viceversa orizzontale, adesso sono presenti in pochissime abitazioni. Su questo disco era presente un magnete in cui passava una corrente proporzionale alla corrente sul carico, e poi avevamo un altro magnete in cui passava una corrente proporzionale alla tensione sul carico. Questi due magneti generavano delle correnti indotte su questo disco di materiale ferromagnetico, generavano dei flussi, quindi avevamo un flusso Φ con I e un flusso Φ con B. Tramite una serie di ragionamenti non banali si arrivava a una coppia motrice pari a Φ con I, Φ con B per il coseno dell'angolo fra Φ con I e Φ con B. Quindi era una coppia motrice, si dimostrava proporzionale alla potenza. Che cos'è l'energia? È la potenza sommata nel tempo. Ecco che io avevo la coppia motrice che mi faceva girare il disco, contavo quanti giri faceva il disco e misuravo l'energia dissipata. Tenete presente che fin quando c'erano i contatori induzione, sul contatore induzione si potevano fare 10 ore di lezione per capire come funzionava questa coppia motrice, perché sono strumenti in cui si facevano delle correzioni opportune, c'erano le tecniche di taratura. Oggi questi oggetti non si trovano, si trovano in rarissimi casi, quindi hanno solo, insomma, erano dei bei giochini elettromagnetici, elettromeccanici, venivano costruiti in camera bianca, perché ovviamente se ci cadeva un granello di polvere sopra, diciamo, si bloccava tutto l'ingranaggio. Erano sicuramente molto meno precisi degli strumenti che avete oggi a casa vostra. Oggi la misura di energia dissipata si fa appunto con una misura con dei wattmetri di tipo digitale, di cui parleremo lunedì, e con precisioni molto spinte. Di sicuro lo strumento che avete a casa vostra è uno strumento che periodicamente andrebbe verificato, perché sottoposto a picchi di corrente e picchi di tensione può rompersi. Questo qui era veramente un ciuccio, cioè non moriva mai, aveva quel suo 2% che vi assicurava di prestazioni, e voi sti contatori li tenevate a casa vostra per decine di anni con prestazioni assolutamente, insomma, non voglio rimpiangere questa strumentazione, però sicuramente erano oggetti pregevoli da un punto di vista misuristico ed elettromagnetico. Restato il logometro, misuratore per rapporto, di fatto se voi mettete un magnete fisso e nel magnete fisso mettete due bobine messe a 90 gradi l'una con l'altra, se vi ricordate, nel magnete elettrico sbagliato, cioè quello che non andava bene, la coppia motrice era proporzionale a B, S, il numero di spire, corrente per veniva, dovendo fare la derivata del coseno, veniva il seno dell'angolo rispetto alle linee di flusso. Quindi se chiamiamo I con 1, sen delta 1, l'angolo rispetto alle linee di flusso della prima bobina, e con I con 1 la corrente che passa qui dentro, abbiamo poi una nuova coppia motrice che è quella legata a quest'altro avvolgimento, dove facciamo passare B, S, N1, N2, I con 2, e se questo è delta 1, quest'altro sarà seno di 90 meno delta 1. Coseno di delta 1. Quindi
quindi vuol dire che questo strumento, in cui non metto la molla, cioè non faccio opporre alle coppie motrici una coppia resistente, ma ho due coppie motrici, CM1 e CM2, che si oppongono l'una all'altra. Vanno in equilibrio quando CM1 uguale a CM2. Induzione, sezioni, si semplificano a destra e a sinistra dell'uguale, viene il rapporto fra le correnti proporzionale alla tangente dell'angolo delta. Quindi, poiché la tangente dei piccoli angoli è proporzionale a delta stesso, ho una proporzionalità tra il rapporto delle correnti e delta. Questo strumento viene usato quasi esclusivamente per fare misure di resistenza di terra, ovvero le misure della resistenza degli impianti di terra. Ma diciamo anche questo, in questa trattazione ve lo racconto per completezza e non perché diciamo in questo corso a voi ingegneri dell'informazione abbia cioè, sia importante soffermarsi su questo tema. Va bene, ragazzi, ore 11, ci vediamo lunedì.